Carissimi amici della Programmatomia, buon sabato. Questo weekend facciamo due video, una rasatura, tra l'altro con prodotti che erano lì da un po' che dovevano essere provati, non ho mai provati. E vediamo se riusciamo a farlo domani. Con questo video che mancava un po' di tempo, da un po' di tempo, un video un po' di riflessione, e mi è venuto da farlo perché constatato negli ultimi mesi, proprio attraverso anche i messaggi che molti di voi mi mandano, e addirittura alcuni mi hanno anche telefonato, mi hanno anche per chiedermi dei consigli, che si è instaurata un po', quella che io adesso chiamo qua, in maniera fantasiosa, un'ansia da rasatura tradizionale, che secondo me va controllata e bisogna essere molto, molto razionali per evitare A, di non comprendere quello che è il percorso della rasatura tradizionale, chiamiamola tradizionale, wet shaving, quello che volete, e B, perché non ha senso, secondo me, questa ansia. Parto da capo, spero di non annoiare nessuno. Il discorso è molto semplice. Negli ultimi anni io utilizzo la rasatura bagnata, diciamo, da circa 20 anni, circa, poi un po' di meno, adesso che io ho iniziato più o meno nel 2001, però devo dire per il vero che per 7-8 anni, proprio perché non avevo, come dire, maestri, non avevo, e sbagliavo la tecnica delle volte, no? Quindi alternavo ancora con multilama. Poi dal 2008 così in avanti ho sempre usato rasoi di sicurezza. E ho visto cosa è cambiato, cioè il mercato di quegli anni era un mercato limitatissimo, sia per quanto riguarda gli strumenti, i rasoi, sia per quanto riguarda i prodotti, diciamo, specifici, i saponi, le creme, insomma, alla fine non è che ci fosse tantissimo. C'era, ma non c'era tantissimo. Ultimi 5-6 anni la cosa è un po' esplosa. Io non so quali siano i numeri oggi, cioè non so quanti su 100 persone che si fanno la barba, quanti utilizzano il wet shaving, però sicuramente questo numero è molto aumentato, questa percentuale è molto aumentata. I produttori cosa hanno fatto? Hanno fatto il loro mestiere, cioè hanno cavalcato la nuova tendenza, anche se di nicchia, producendo sempre cose nuove. E secondo me, lo dice uno che appunto è collezionista di rasoi, quindi dovrei stare zitto, cioè, fino in eccesso. Cioè io ad esempio trovo che veramente il mercato si stia un po' saturando, perché quando esce un sapone al giorno, un modo di dire questo, però prima o poi uno deve fare delle scelte, no? Quindi a un certo punto, secondo me, c'è un po' troppa offerta in questo momento sul mercato, però questo io non sono un operatore di mercato, quindi non posso dirvi le cose che oggettive, posso dirvi la mia sensazione. Allora, cosa succede? Che il rasatore che decide di cambiare metodo e di passare alla rasatura bagnata tradizionale viene preso generalmente da un'ansia, cioè io devo subito imparare, devo subito arrivare a dei livelli di rasatura molto alti e devo subito provare cose nuove, cambiare, cambiare, cambiare. Quindi persone che mi dicono: ma io ho iniziato un mese fa, ho comprato un leave-in jug, e dico ottimo, ma non mi basta più. Dico: ma come non ti basta più? Cioè, non è possibile, no? Ah, allora cosa posso prendere? E se voglio, cioè, diventa un'ansia, no? La cosa invece, proprio per contraddice la natura della rasatura tradizionale, che invece è calma, è tranquillità, non è ansia. Ora, quando una persona mi contatta e mi dice: io sono un principiante, è un mese che uso il Leave-in Jugger, vorrei qualcosa di più, io dico: già, ma perché vuoi qualcosa di più? No, perché noto che mi irrito, ed irriti perché non sai usare il Leave-in Jugger. Cioè,
magari hai letto o visto qualche informazione sbagliata. Non è che ti irriti perché l'Edwin Jagger non va bene, va benissimo. Ti irriti perché non lo sai usare ancora, perché, e questo è il punto, e questo è il punto portato nella mia esperienza, ripeto, nella mia esperienza. Non, la rasatura tradizionale con il rasoio di sicurezza e il wet shaving rappresentano un percorso molto lungo e rappresentano un percorso che è anche un'evoluzione. Cioè io ho notato che continuo ad evolvermi, che non vuol dire che vada sempre meglio, però ad esempio, la pelle continua a cambiare, la reazione alle lame continua a cambiare, la tecnica continua a cambiare. Lo stesso modo di insaponarsi continua a cambiare. Io, ad esempio, all'inizio ero molto legato all'uso della ciotola, nel tempo, ma nel tempo, cioè non da un giorno all'altro. Ho riscoperto l'insaponatura direttamente in viso, senza disdegnare la ciotola per certi saponi, ci mancherebbe, però è un percorso, appunto, no? Che si sviluppa negli anni. Ad esempio, io a un certo punto ho iniziato a infervorarmi sui pennelli sintetici. Parliamo di quando sono usciti quelli nuovi, 4-5 anni fa più o meno. Oggi io riscopro il tasso, lo riscopro, ma lo riscopro veramente nel senso del termine, cioè riscoperta, cioè lo valorizzo, ne apprezzo molto di più le qualità rispetto a prima. Come mai? Non lo so, cioè è un percorso. Quindi il messaggio qual è? Bene, io capisco chi gli operatori di mercato che giustamente devono fare il loro business, quindi producono saponi, producono prodotti sempre nuovi, li propongono come questo è il migliore di tutti, questo certo, ci mancherebbe ancora, giustissimo. Ma l'utente, il rasatore, deve un attimo respirare, deve dire, ci vogliono anni per arrivare a comprendere e apprezzare certe differenze. Iniziamo dalla base. Iniziamo, ma non dico dalla base, cioè uno può anche avere un sapone di qualità, ma non abbiamo, non impuntiamoci sul dover per forza bulimicamente cambiare. Cioè, io appena ho un prodotto devo subito cambiarlo. Secondo me non è corretto. Secondo me quel prodotto va sperimentato fino in fondo, va imparato, ecco, concedetemi questa bruttissima espressione, va imparato. Una volta che il prodotto è perfetto si può dire bene, perché non proviamo un altro rasoio, ad esempio? Una volta che io utilizzo l'Edwin Jagger al 100% della sua potenzialità, quindi vuol dire che faccio una parola perfetta, perfetta. Allora posso anche dire, ma sai che c'è? Per divertirmi e per aumentare il mio bagaglio, mi acquisto un rasoio magari più aggressivo, con tante caratteristiche, uno slam bar, ecco. Quello che non deve esserci, mentre che invece noto nelle telefonate che ricevo anche, nei messaggi che ricevo, che sono ovviamente più per fortuna per le telefonate, quest'ansia, no? E questa delusione quando dici, guarda, ma tu hai già il rasoio che serve per te. Non ti serve un rasoio diverso. Se mi dici, io sono uno che vuole collezionarli, mi consigli, allora è diverso il discorso. Ma quando tu hai un Edwin Jagger, hai tutto. O un R89, quello che è. Cioè, quando tu hai un Mercury 34, cos'è 34C, hai tutto. Quando tu hai... Adesso è uscito questo Gillette King, che appunto è molto simile come concezione a questi rasoi che hai citato. Hai tutto quello che ti serve per quando hai delle lamette performanti, hai tutto. Quindi
Nulla di male a provare cose nuove, nulla di male a, è molto umano, e lo capisco, voler andare oltre, voler provare, però fiato, calma e consapevolezza che questo è un percorso che dura anni. Il mio non è finito, cioè io me ne rendo conto. Dopo, diciamo, ve quasi 20 anni, ma togliamo pure la parte degli anni in cui alternavo, quindi saranno 12 anni, ecco, di rasatura di questo tipo qua, ancora oggi io tutti, diciamo, noto dei cambiamenti in me stesso, nel rapporto con gli strumenti e nell'apprezzamento degli stessi. Quindi il mio consiglio è cercate di evitare per quanto possibile l'ansia della rasatura tradizionale e cercate di concentrarvi non su quello che vorreste avere, ma su quello che avete. E detto da me può far ridere, ma credetemi che è così. Ed è l'unica strada veramente per diventare padroni degli strumenti, padroni diciamo, dell'armamentario di cui siete a disposizione. Perché sennò si rischia di confondersi le idee, di non riuscire poi veramente a trovare un proprio equilibrio. Quindi nulla di male a provare cose nuove, ma col tempo, prendendosi tutto il tempo che serve, perché la rasatura tradizionale, con la rasatura di sicurezza e la rasatura bagnata, come si vuole dire, insomma, e soprattutto calma, tempo e tranquillità. Ecco la differenza con la rasatura contemporanea, diciamo, quella dei multilama, quella delle schiume da barba, quella della velocità. Quindi anche nell'apprendimento ci vuole calma e tranquillità e non bisogna avere, per quanto possibile umanamente, l'ansia della poconotomia. Buon sabato a tutti e ci vediamo domani con una rasatura nuova.